Ciao a tutti, ciao, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Catieri. Con me il nostro Nicola De Pizzarri, bene, il nostro chef. Oggi prepareremo un primo, la pasta integrale, i radiatori, li abbineremo con delle mazzancolle e un bouquet di verdurine. Vediamo gli ingredienti, abbiamo la pasta integrale ai radiatori, olio extravergine di oliva, aglio, prezzemolo, mazzancolle, melanzane, zucchine, peperoni, porro e infine i piselli. Partiamo per la nostra preparazione. Via. Una base, di olio extravergine oliva. Mettiamo un po' di aglio. Abbiamo il nostro cipollotto. Mettiamo le nostre verdurine, mettiamo dai peperoni, mettiamo a cubetti, per poi passare alle melanzane e zucchine. Dai, puoi girare, mi puoi passare un attimo cosa? Per la patate, così togliamo la cuccia alle melanzane, che poi in cottura diventa un po' fastidiosa, no? In bocca, una volta che si cucina. Tagliamo fette, così. Poi tagliamo a dadi. Come fai di solito la mazzancolle? Veramente faccio la pasta, a volte fritte, no arrosto, non fritte, no, non mi piacciono fritte quelle. Mettiamo un pizzico di sale e comincia a togliere un po' di acqua, no? Aumentiamo un po' la temperatura. Melanzana no, non l'ho mai fatta io. La zucchina mettiamo solo la parte verde, poi tutte queste cose, gli scarti, tra virgolette, non vengono buttate, vengono messe da parte. Certo. Che ha la macchina sottovuoto, fare un brodo vegetale, no? Mettiamo un altro pizzico di sale per la zucchina. Aggiungiamo un po' di piselli. Bene. Un altro pizzico di sale. Lasciamo cucinare. Nel frattempo possiamo calare la nostra pasta, i nostri radiatori particolari nella sua forma. Forte. Integrali, quindi sempre pensando al fatto salutistico, no? Ricco di fibra, va bene al nostro corpo. Finiamo di cucinare le nostre verdurine con calma, nel frattempo finiamo con un altro spicchietto di aglio in una padella, scottiamo le nostre mazzancolle, andiamo a ripulire alcune, le abbiamo già pulite, queste altre facciamo vedere che prendiamo solo la parte centrale nel togliere la loro corteccia, ci assicuriamo che non hanno il budellino, che poi nel mangiare avremo il fastidio di granelli di sabbia, quindi un po' lo lasceremo sani per dare visibilità al pesce, un po' li lasciamo sgusciati, sì, li mettiamo tutti insieme così, bene, pizzico di sale e poi li uniamo, li cuciniamo solo un po' giusto a parte dalle verdure e poi lo riuniamo insieme. Abbiamo un po' di prezzemolo nelle mazzancolle, un po' di acqua per dare un po' di liquido nella mantecazione e si insaporirà, che la testa lascerà tutto il suo profumo e sapore, quindi attendiamo la cottura, diciamo, della pasta
e delle verdure e delle mazzancolle. Tonella, le nostre verdurine sono già belle pronte, le nostre mazzangole sono finite di cucinare. A te l'onore di scolare la pasta. Guarda che bella questa pasta integrale. È vero, ma questa si può mangiare tutti i giorni o no? Si può mangiare tutti i giorni perché è una pasta ricca di fibre e le fibre fanno bene al nostro corpo. Quindi ben venga la pasta integrale tutti i giorni. La manteghiamo. Vedi la tua bacchetta magica, eccola, pronta. Per potermi aiutare. Bisogna stare attenti sempre all'olio. Infatti. A quantitativo giusto, no? Sono persone che guardano pure quello. Quello. Certo. Noi ce lo mettiamo. L'olio extravergine oliva è l'unico grasso che non fa male al nostro corpo, questo possiamo dire. Soprattutto quando è crudo. Ad alta e grande voce. È rigorosamente 100% italiano. Beh. Aggiungiamo i nostri radiatori integrali con la pure verdurine. Ecco qui. Bene. Mettiamo le nostre mazzancolline un po' di qua e un po' di là. Il bel colore che questa pasta comunque. Formato è bello della pasta. Sì, è bello il formato. Finiamo con questo suo sughetto di cottura, quindi adesso siamo di profumi e sapori. Prezzemolo, un altro filo di olio extravergine oliva che non può mancare mai. La ricetta è pronta per essere gustata, vi aspettiamo alla prossima ricetta sempre su questo canale. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.